La prima cosa che salta agli occhi del profano è la sua enorme capacità di lavoro, di fatica. Tempo fa in televisione qualcuno le disse: lei ha la faccia triste, e lei ha risposto: ma no, io sono Gaio. Ora, è certamente Gaio, abbiamo visto che perlomeno sa essere Gaio, ma è indubbiamente fragile. Ora, la cosa che sorprende è che un uomo della sua struttura sia riuscito a produrre tutto questo, cioè come se lei fosse riuscita a ridurre il cinema al puro traliccio delle immagini, senza peso, senza fatica, senza sforzo, senza resistenza. È un complimento che mi fa? Non lo so, è una domanda, è un'osservazione. In genere il regista, soprattutto il regista che come lei si trasferisce lontano, è visto un po' come De Mille, come una specie di...